Eccoci qua ragazzi, benvenuti a tutti in questo nuovo video. Adesso andremo a vedere oggi invece l'Onryu. Che cosa hanno fatto specificatamente all'Onryu, che cosa le hanno cambiato, il suo potere, il condemned, eccetera eccetera eccetera. Andando velocemente a leggere i cambiamenti, cosa fa? Praticamente adesso, d'ora in poi, ogni volta che si teletrasporterà a una televisione applicherà 3/4 di una stack di condemned a tutti i sopravvissuti che non stanno teletrasportando una cassetta in mano. Una volta prima era una stack ma solo a quelli vicino alla TV, adesso invece è tutta la mappa, quindi tutti prenderanno questo malus. Il tempo che una TV rimane disabilitata dopo che l'Onryu si teletrasporta è stato ridotto a 70, prima era 100. Questi possono essere ridotti comunque dagli add-on. Ci sono degli add-on che riducono i tempi, che poi andremo a leggere, quindi mi raccomando, stay tuned. Il tempo invece che una TV rimane disabilitata dopo che un sopravvissuto rimuove la VHS è incrementato a 90 secondi, era 60 secondi. Quindi durano 1 minuto e 30 le TV disabilitate quando loro mettono la cassetta. Il teletrasporto adesso ha 15 secondi di cooldown, così da evitare di poter spammarlo per dare il condemned subito a tutti in pratica. Non mi piace molto come cambiamento, devo essere onesto, perché non è un gran killer già e lo rendono la possibilità che i sopravvissuti possono letteralmente disabilitarti ogni singola TV, quindi rimani un M1 in poche parole. Secondo me appena un attimo capiscono come giocarci contro diventa letteralmente più debole di prima, secondo me, l'Onryu, ed è tanta roba. Comunque, continuando invece con i cambiamenti, non si build up più passivamente il condemn, come vedete qui. Tenere una VHS in mano non builda più il condemn, quindi non aumenterà la barra che avete intorno al sopravvissuto per fare il mori. Però, quando avrete una cassetta in mano, darà una stack di condemn. Quindi, massimo, diciamo, due stack se ne è colpito due volte mentre hai la cassetta in mano. Se un sopravvissuto viene uncinato mentre ha la cassetta in mano, tutti gli altri sopravvissuti guadagnano una stack di condemn e la cassetta viene rotta. Adesso le cassette possono essere piazzate in ogni TV indipendentemente dov'è, tranne da quella dove hai tirato fuori la cassetta. Praticamente è scam, completamente scam. Infatti adesso per giocarla servirà a giocare per forza la add-on iridescente, che poi andremo a vedere, e la add-on verde per vedere dove le ritirano. In quel modo è potente, forse, da testare meglio, ma se no fa schifo arca. In più hanno aggiunto che mentre è manifestata, quindi mentre tra virgolette è invisibile e sfasa, l'Onryu non può più essere stordito. Quindi gli drop in testa al pallet, non si stordisce, rimane invisibile ma rimane dal lato dove tra virgolette sta. Quindi pre-drop, non pre-drop, vedete voi. Però non puoi entrare in chase mentre sei manifestato, come se fossi lo spettro mentre vai in stealth. Non puoi far partire il chase. E quindi non puoi neanche avere Bloodlust, viene rimosso il Bloodlust. Questi sono i cambiamenti che hanno fatto, è il piccolo rework che hanno deciso di fare all'Onryu. Bisogna testarlo un po' di più, l'abbiamo testato un po' in live giusto in questi giorni, giusto ieri probabilmente, adesso non so quando verrà caricato questo video. Non ha performato come pensavo onestamente, speravo meglio. Detto ciò invece andiamo a leggere adesso gli add-on. Gli add-on che hanno cambiato sono iridescent videotape, il videotape iridescente. Praticamente i survivor, quando hai questo add-on, devono portare il tape a una TV specifica. Non è quella più lontana, tra l'altro, ho appena scoperto leggendolo in inglese, perché in italiano non era corretto. Quindi glielo specifica il gioco, non sai quale in realtà. Io ho presupposto fosse quello più lontano e sembrava fosse così. E mostrerà l'aura di quella TV al sopravvissuto che sta portando il tape. Remote control, hanno aumentato l'area di cui vedi l'aura dei sopravvissuti intorno alle TV dopo che ti teletrasporti. La foto, praticamente adesso quando ti guardano e ti rimanifesti, oltre a farli urlare, riveli la loro aura per 4 secondi. Un altro che hanno cambiato è il Mother's Comb. Adesso, dopo che verrà spenta una televisione, triggererà un rumore forte. Quindi il classico rumore tipo di quando qualcuno viene tolto dall'uncino, quando qualcuno sbaglia uno skill, cioè che ti darà quel rumore. Quindi saprai da quale TV verranno tolti le VHS. Quindi non è così male questo add-on per cercare di tunnelare qualcuno magari giù col VHS, cercare di farle condemned. Non è male, e togliergli sicuramente la cosa in mano.
Questo mi pare invece che sia stato leggermente nerfato. Mi hanno detto che era al 50% prima, non sono completamente sicuro. Invece il Wellstone hanno aumentato di quanti secondi viene ridotto il tempo del... di quanto rimane spenta la televisione. Quindi rimane spenta per meno tempo con questo add-on. Questo invece è stato modificato, la Yoichi Fishing Net. I sopravvissuti che hanno almeno 4 sac di Condemned soffrono di blindness, sono accecati, quindi non vedono le aure degli uncini, di quelli per terra, dei pallets, hanno Windows of Opportunity e tutte le aure che hanno a disposizione. Il segno della cabina diminuisce il tempo che una TV ci mette a riaccendersi di 7 secondi dopo che ti teletrasporti, è stato nerfato leggermente. E gli ultimi due sono rimasti identici. E il videotape copy invece è stato modificato. Adesso invece di dare 7 punti, prima era non serviva a niente, letteralmente ti dava 0 condemn quando ti teletrasportavi. Adesso invece da 0.5 condemn quando ti teletrasporti a chi non porta una tape. Però le televisioni tornano accese 15 secondi prima. Non so se è worth, onestamente. Io li trovo completamente scam dal primo all'ultimo, onestamente parlando. È probabilmente da giocarla molto intorno alle TV e a cercare di build upare questo Condemned, che non so come si build up, non so se si riesce, non lo riesco a fare. Ce l'ho fatto in un game a malapena, ma è troppo facile per i sopravvissuti liberarsene. Il problema principale è sempre questo, quindi oltre che mi fai jumpscare Samara, detto ciò, questa era Sadako, ragazzi. Vi auguro a tutti una buona giornata, una buona serata in base a che ora state guardando questo video. Vi ringrazio come al solito di essere rimasti qua. Mi raccomando, lasciate un feedback sotto se avete curiosità o domande. Detto ciò, vi auguro appunto una buona continuazione. Ciao ragazzi, un bacione. Ciao! Papà, è un fuffolo. Sì, è vero, è tutto fuffolo. Quindi pure Sadako muore senza metterlo, no? Sì, esatto, come Pyramid Head. Guardate ragazzi, che palla. Enorme. Perché sono gialle tutte le TV? Non dovrebbero essere bianche e ingiallirsi quando qualcuno ci lavora sopra? Cosa c'è? E lì c'è un Nicolas Gabbia, non è un per Nicolas Gabbia. Ciao Joe! Buonasera cara, come stai? Sono spente appena... Ah, perché sono spente, vero? C'è raggio. Chi cacchio è che mette Bungia? Manco ho iniziato il game. Quante nana Sadako, nemmeno alla fine si arriva a... È breve, sì, praticamente sì, è vero. Sì, ma io adesso non so... Ok, pezzotto. Per il pre-drop c'è. Ma le partite hit di successo. Sono confuso se le hai partito hit di successo anche se non mi ha assordito. Perché l'ho vista correre per un attimo, ma. Ah, forse era il suo perk. Non Zoric. Non mi sembra che per ora abbiano raccolto nessuna TV. Vorrei chiuderlo un cesto. Ok, what? Ha laggato? Nice. Almeno un ceso lo chiudiamo. Sempre tu perché sei bassa, intendi, Joe? E non arrivi alla finestra? Oh mio Dio, è troppo carino. Esatto, voglio andare lì. Questo sup, ok. Che alla fine in realtà voglio. In realtà è un hit and run build diventa. Servirebbe sloppy. Non l'ho sentito droppare, mi sono cagato in mano. Vediamo qui che abbiamo pop. Come state? Tutto a posto? Quanti anni ha? Non lo sappiamo con esattezza perché era di mia nonna. Quindi non sappiamo esattamente la sua età. Merda, volevo tipparmi proprio lì. Però la raccolta lì. Quindi teoricamente deve andare. Ah, è a uno di quei due. Quale dei due? La raccolta lì ora supo. Andiamo per supo allora.
Perché adesso i prossimi due hit che gli diamo a Supo gli dà una stack di Condemned. E sappiamo che la deve portare molto lontano. Nice. Non sono riuscito a swingare. Pensavo di avere più tempo per swingare. È bubino, era di mia nonna. Perché è esploso qualcosa lì? Mentre l'ho hittato? Cioè, è successo a caso. Ah, era la TV. Che vuole portare qua? No, what? È la TV che ha messo back, ok. Non mi sale, non mi salta il coso. Diciamo che mi tipo perché voglio difendere sia il gen che tipparmi per provare a dare più stack di Condemned. Forse uno sloppy non sarebbe male. Uno sloppy non sarebbe così male. Ok, Stefa ha preso la TV lì. Non ci sono arrivato davvero. Però stanno cercando forse di perdere più tempo possibile con le cose. Quindi vuole andare a quella. Stefa, sono sicuro che vuole andare a quella. Perché è la più lontana. Adesso ci vado, infatti è appena l'hook. Su di lei vanno i Tarambil. Sì, quello è probabile. Sapevo infatti che voleva stare qua. Nice. In più prende stack di Condemned adesso. Se lucchiamo in più perde la cosa. In realtà non è così male se giocate in questa maniera, secondo me. Questo è un god loop, non posso mantenerlo perché c'è la finestra. In realtà non è così male se giocate in questa maniera, perché obblighi il sopravvissuto a tenere sta cassetta. E quando lo vai a uccare, dà la stacca a tutti, capito? L'ho tolto sto pallet, non mi ricordo. Sì. Nice. Ciao, Stefa. Cioè, giocata così, sapendo quando raccolgono la TV dove devono portarla, in realtà non è per un cazzo male. Se sai dove la devono portare, è forte. Sì, Legend, siamo full per il momento e mi sa che è finito questo stacco dalla PTB. Se arrivavi prima ti avrei fatto giocare volentieri, però... Strano che l'abbia hittato e non mi ha swingato sul muro. Sì, andiamo sul server pubblico poi. Mi sono tipato qua, vero? Ok. Magari una dato che l'hai scaricato. Sì, va bene, dai. Una perché l'hai scaricato, sì. Purtroppo è finita adesso. Lo so, Legend. Magari ti lascio il posto Don, che c'è cioè, dal primo turno. Ciao, Squatina! Come stai? Non è... Allora, posso dire che in realtà non è così male giocato con questo Don, no? Il sapere dove devono andare a appoggiare la cosa. Perché in realtà loro... La vogliono droppare, però se non riescono a dropparla è tanto forte. Ho già qui a fare il save. Ma i Surf dov'è che devono posare la cassetta? Devono posarla alla TV più lontana. No, a quella più lontana. Dove cazzo è andata? A quella più lontana. Quindi se tu te la giochi con questi add-on che ti dice praticamente dove devono andare, è buono. La TV che si illumina per loro, esatto. Che solo adesso... No, Joe, solo adesso... Normalmente no, a qualsiasi TV.
con l'addon iridescente che ho messo, devono posizionarla a quella più lontano. Ma così facendo, sapendo a quale l'hanno raccolta, perché ho messo l'addon quell'altro, mi indica a quale TV hanno, da quale TV hanno raccolto la cassetta. Quindi so a quale devo andare. No. 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 Su, ti voglio bene, ma no, non te la lascio. No, è da adesso così, Joe, è dal PTB. Dalla prossima patch. Sono riuscito a stiltarmi. No, normalmente sì, è così, Joe. È come hai detto tu, normalmente. Nella PTB, cioè nel player test beta, l'hanno modificata. Che da zona assurda che è questa. Va bene, Legend. Dimmi tu, se vuoi un altro game lo possiamo fare, eh. Prima del PTB, sì, è come dicevi tu. GG. Com'è così oppressiva, vero? Secondo me sì. Perché io non ho trovato Snake, sono arrivato a sciacca. E ho visto che non c'era il pallet, non lo sapevo manco. Ho detto vabbè. Vabbè. No, più che altro il fatto che quando raccoglievate la TV sapevo dove dovevate poggiarla. Perché so che dovete andare a quella più lontano. Quindi in realtà a me mi dà un sacco di conoscenza e di value. Penso che l'unico modo per giocarlo in questo modo è prenderti la cassetta prima e tenertela e basta. Non devi portarla subito. Io non sapevo manco se stesse un addon del genere, perché non l'ho mai giocato. Io non le vedevo. In che senso non le vedevi? Sai che si illuminano di bianco. Ce n'è una che si illumina dopo che prendi la cassetta, sì. No, io ero quasi al massimo ma non ne vedevo. Ma avevi preso la cassetta in mano? No. Non le vedi se non vedi la cassetta, se non è la cassetta. Devi trovarla vicino ai gen, di solito sta, comunque fanno rumore per quello. Avevate provato a portare di successo, ma non funziona, immagino, vero? Beh, una volta ho broccato, però mi ha ripreso subito. Vabbè, GG.